Ulisse! Sono tornato! E quindi pare che voi non ce l'abbiate più con Zaza, forse avete capito, questo lo so semplicemente perché mi è stato detto da una mia amica che è andata ad Alessandria. No, non sono andato ad Alessandria, ok? Non sono andato ad Alessandria, non sono un cazzo di ultra di merda, ok? Che appunto lì oltre le zanzare c'era anche di strano il fatto che avessero cominciato a fare cori pro Zaza, perché sei un testa di cazzo tu, te lo ripeto, te lo ripeterò fino alla mia morte o fino alla tua. Che sei un testa di cazzo ad avercela con Zaza per il fatto che ha un passato nella Juve di merda. Sei un coglione perché Zaza gioca nel Toro, perché Zaza ha delle potenzialità, perché Zaza è entrato in 10 cazzo di minuti, 15, è riuscito a fare un gol. Un gol, era Debrecen, era sto cazzo. Intanto in 10 minuti ha fatto un gol e ne ha sferrati due. Cosa che Berenguer non ha fatto. Berenguer in 95 minuti del cazzo ha fatto una cosa degna di nota, cioè quel tiro che sembrava entrasse in porta a girare, ha preso la palla ed ha fermo tirato, perché Berenguer quello sa fare. Berenguer è un giocatorino di 1,35 m, magrino, che ha una buona tecnica fine, ok? Ha fatto quella roba lì e basta, va bene? Perché mettere finalmente il 3-4-3, come ho detto io, ma utilizzando due trequartisti, cioè Diego Falcao e Berenguer, con una sola punta, cioè Belotti, da pazzi. Poi a Mazzarri non voglio dire nulla, nemmeno ai giocatori. Perché no? Perché io ce l'ho con te, tifoso di merda. Però se devo fare un appunto tecnico così, dal niente che sono io in questo caso, però dico che secondo me è assurdo avere Zaza da due cazzo di anni e non metterlo mai cioè nel senso non pensare che possa che debba essere titolare giocando con Belotti. Ma allora, se noi giocassimo con Iago Falche dietro a due punte Belotti Zaza, ok? Noi avremmo, attenzione, qua dire una cosa che ma che cazzo dici, ma che cazzo, avremmo forse uno dei migliori attacchi dell'Italia, della Serie A. Iago Falche dietro a Zaza Belotti, perché Zaza Belotti comunque si conoscono, hanno feeling perché giochi in nazionale. Ma la nazionale che non ci ha portato a qualificarci ai mondiali dopo 60 anni. Ok, va bene, c'hanno feeling. Diego Falcao è un trequartista. E poi l'abbiamo visto, cioè Zaza rispetto a Berenguer è tutta un'altra cosa. È vero, si è anche fatto ammonire in 10 minuti, ma perché Zaza è un coglionazzo, l'ho sempre detto, ok? Ha tantissima energia, che è quella che manca a Berenguer, che ripeto, quando giocare per me Parco delle armi, cioè nel senso può andare o Ruffino, o che Valentino, o che la tesoriera, me lo vedo bene lì che dribbla tutti perché è forte, ma non può giocare in Serie A. Perché Berenguer, se non ha nessuno che lo marca, non ha nessuno che lo pressa, sì, ha un buon piede, l'ha anche dimostrato, ha anche un buon tiro, cioè in quel caso ok, ma non può giocare in Serie A, o perlomeno può giocare, ma a sto punto allora mettiamo come riserva di Diego Falcao. Poi la partita dell'altro ieri contro Debrecen non era indicativa. Boh, uno potrebbe dire, ma stai parlando di Zaza così bene solo perché ha fatto il gol col Debrecen. Intanto ripeto, intanto abbiamo vinto 3-0, non 50-0, e Berenguer è stato in campo per 50 minuti, sì, per 50 minuti, per tutti i 95 minuti, mi pare abbia fatto gol, e non mi pare che sia un giocatore che è messo in una posizione che non debba fare gol, perché giochiamo con 3-4-3, con Diego Falcao, Berenguer, Belotti, che è un attaccante esterno. Intanto Zaza è entrato, e quando è entrato, boh, comunque, veramente ha... L'hai visto cosa ha fatto? L'hai visto cosa ha fatto? Sarà stato il Debrecen, sarà stata la San Benedettese, sarà stata la Cremonese, sarà stata l'Inter, ma intanto comunque ha preso e ti ha fatto due tiri che erano praticamente gol, usciti di pochissimo, uno di testa e uno di piede, e poi ha fatto un gol. E si è fatto ammonire. Il punto è questo, che il fatto stesso anche che si è fatto ammonire non è che una cosa positiva, ok? Non voglio dire sì, bravo, ti ha fatto ammonire, no, è un ignorantone. Però rientra in una nel personaggio di Zaza, nel giocatore di Zaza, che è un giocatore... Da Toro, perché dico da Toro? Anche se mi dà fastidio questa cosa del dire un giocatore da Toro, da quella là, perché secondo me non vuol dire niente, però diciamo che vuol dire qualcosa. Perché è un giocatore che dà l'anima, certe volte quando uno dà l'anima, anche nella vita, magari sbaglia anche, ok? Però perché ci mette la passione. Zaza, che è un ignorantone, però ci mette l'anima, è un giocatore cattivo, un giocatore grintoso. Io lo ripeto e lo ripeterò fino alla morte, in ogni video e da ogni e ai miei amici è sempre, a te tifoso del Toro di merda, che se aveste coccolato Zaza dall'inizio, come avete coccolato Belotti, che non mi spiegherò mai perché Belotti, e viva Dio, però non mi spiegherò mai perché è stato sempre trattato così bene dall'inizio, il Gallo, qua e là, come se fosse stato minchia Ronaldo, non lo so.
Se a Zaza aveste, adesso non so neanche dove devo guardare, che non mi ricordo dove cazzo è l'obiettivo che sto dicendo al cellulare. Comunque, se Zaza l'avesse trattato così, Zaza sarebbe un giocatore idolo, un giocatore idolo che magari ti farebbe i falli, le ammonizioni, ma sarebbe un idolo. Comunque, ragazzi, Iago Falche, Belotti, Zaza sempre, sempre nel 3-4-1-2. E lasciate stare Simone Zaza. Allora, ho ripreso a fare questo video quando ho detto che non l'avrei più fatti. Sì, è vero, mi avete fatto veramente incazzare, ma tanto mi sono reso conto che voi non mi meritate, voi tifosi del Toro al 99% non mi meritate, non meritate la mia mentalità, e non sto parlando di Iago Falche oppure Berenguer, quelle sono cose personali, potreste anche non essere d'accordo e mi sta bene. Però non mi meritate per la vostra mentalità. Poi, Manente, Manente, un messaggio personale, scusa, uso il pubblico per parlare nel privato. Ma perché tu mi hai scritto tipo 3 o 4 commenti qua sotto nei video precedenti ed eri dalla mia parte? E poi di colpo, come avessi una doppia personalità, Manent et Neman, non lo so, mi scrivi di colpo e hai visto questo, adesso quando siamo andati in Europa questo non c'è più. Intanto appunto non ho capito perché me l'hai scritto tu, me lo poteva scrivere un altro che eri dalla mia parte fino al messaggio prima. Comunque, io, cioè, forse non hai capito bene la questione. Io non ce l'ho con i giocatori, non ce l'ho mai avuta con Kuluiz, eccetera, perlomeno. Sì, ad Empoli e al Castellani hanno giocato male, ma non ce l'ho con loro. La mia è sempre stata un'invettiva ed un'invettiva perenne contro voi tifosi, contro di te tifoso, ok? Di te in questo caso generale, non te Manent, a quanto pare, però non lo so. Che applaudi, ti sta bene un determinato risultato che fa il Toro, una determinata prestazione. Magari sbagliato e ti va bene tutto, diciamo. Poi il fatto che siamo andati in Europa League, cosa c'entra? Cioè, nel senso, a parte che ci sarebbe ancora anche da dire un'altra cosa, cioè che dopo Empoli Torino, il video che ho fatto, tu potresti dirmi, ma tanto comunque sia che avessimo vinto, saremmo arrivati lo stesso settimi e non saremmo andati in Europa League. E ok, cioè, perché se noi avessimo vinto ad Empoli, comunque non saremmo andati lo stesso in Europa League, se non fosse che poi Milan si è ritirato. Quindi cosa vuol dire? Cioè, nel senso, non è che allora adesso siamo andati in Europa League perché il Milan ha avuto queste problematiche, allora hai visto, allora vuol dire che devi rivedere le tue idee. Ma cosa c'entra? Io ce l'ho con te tifoso che nel momento in cui hai perso ad Empoli in maniera così, comunque hai perso ad Empoli, che era una partita fondamentale contro l'Empoli, comunque, che ci giocavano tutto, applaudi i giocatori. Quindi non c'entra che poi magari viene fuori che la Roma, il Milan e la Juve, minchia, falliscono e andiamo in Champions League, oppure vinciamo lo scudetto perché a quel punto fallisce tutto quello. Cosa c'entra, Manent? Cosa c'entra? Che mi fai troppo incazzare, tu tifosi del Toro in generale, mi fai troppo incazzare.